Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi, come potete vedere alle mie spalle, c'è un'altra location completamente diversa da quella solita, perché non sono a casa mia, sono in Francia, sono in un residence e oggi ho deciso di fare questo video perché ieri siamo andati al supermercato e abbiamo visto una di quelle cose che noi italiani assolutamente non considereremmo mai, ossia la pasta in scatola. Io ho visto questo scaffale enorme, c'era di tutto, c'erano spaghetti, maccheroni, ravioli, c'era veramente qualsiasi cosa. E siccome sono de degli alimenti che comunque noi non consideriamo mai, anzi non solo non li consideriamo, ma quando ci parlano di pasta in scatola, quasi rabbrividiamo, perché è una cosa che assolutamente non è contemplata sulla nostra tavola. Ma siccome proprio per questo non è contemplata ed è una cosa anche un po' strana, io ho voluto fare una cosa alternativa e ho voluto comprare una scatola di ravioli alla bolognese. Eccoli qua. Questi sono della marca Auchan perché la catena di supermercati in cui siamo andati era quella. Come vedete c'è lo stemma della Francia, c'è il simbolo. E ci sono questi ravioli, sono due porzioni, 800 grammi. Non mi ricordo di preciso quanto li abbiamo pagati, ma comunque una cifra abbastanza bassa. E come potete vedere sull'immagine, tutto sommato è anche invitante, perché comunque questi ravioli, così questa fotografia, secondo me non è male. Abbiamo voluto fare questa cosa alternativa, proprio per essere un po' strani, un po' particolari. Adesso io voglio ovviamente andarli a cucinare con voi. Credo che la preparazione sia abbastanza veloce perché è sufficiente metterli in una padella e farli cuocere per pochi minuti. Quindi andiamo a vedere insieme come sono davvero questi ravioli. Quindi vediamo all'interno se l'immagine più o meno rispecchia la realtà oppure no. Quindi andremo proprio a vedere che cosa c'è all'interno della confezione, come si cuociono e poi ovviamente il risultato finale. Quindi andiamo a fare insieme questa cosa assolutamente alternativa e che credo non si ripeterà più perché comunque io da italiana doc non posso promuovere la pasta in scatola, ma per una volta voglio farlo e condividerlo qui con voi. Eccoci qua, siamo in primo piano, abbiamo la scatola, adesso andiamo ad aprirla, così vediamo finalmente cosa c'è all'interno. Poi ovviamente i tagli. Apriamo la scatola. Eccoli qua. Questi devo dire che sono invitanti, però visti anche così, eh. Adesso li andiamo a versare nella padella. E vediamo che effetto fanno. Ok, li mettiamo nella padella. Sto cercando di metterli senza romperli perché mi dispiacerebbe comunque se si rompessero proprio in questa fase qua. Vedete che sul fondo c'è anche tutto il ragù alla bolognese, quindi è una cosa comunque sofisticatissima, diciamoci la verità. Andiamo a prendere, recuperiamo proprio tutto quello che c'è sul fondo, quindi questo ragù. Voi non potete sentirlo il profumo dal video, ovviamente, però vi assicuro che hanno un buon profumo. Quindi è una cosa che tutto sommato. Ecco qua, questi sono i ravioli in scatola alla bolognese. Vi assicuro che hanno un buon profumo e un bell'aspetto. Adesso andiamo ad accendere la piastra per cuocerli. Lasciamo cuocere qualche minuto e poi li assaggiamo. Ok, sono pronti, adesso li andiamo a versare nei piatti e poi ovviamente li assaggiamo. Li versiamo nei piatti, non esageriamo troppo con la dose perché non sappiamo come sono davvero. Quindi facciamo un esperimento. Ecco, qui ci sono i ravioli nel piatto, adesso non resta che assaggiarli, ci vuole un pochino di coraggio, diciamo la verità, però è un esperimento che io voglio fare, quindi adesso ne assaggiamo uno. Questo è il raviolo, che vedete è a forma di mezzaluna, vediamo com'è. Allora ragazzi, vi do un'opinione sincera.
Non sono affatto male, non assomigliano per niente ai ravioli nostri, quelli a cui siamo abituati, quindi il sapore è diverso, diciamo che è pasta ripiena con della carne, però non è male, per essere ravioli in scatola devo dire che tutto sommato potrei dare la sufficienza, quindi un 6-6,5 glielo diamo. Adesso continuo a mangiare i miei ravioli, intanto io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, ma soprattutto se vi è piaciuto il mio coraggio in questo assaggio, in questo esperimento, e io vi mando un bacio enorme.